Parla come che ti magni, magna come che ti parli, detti e parole per non desmentegarli. Veneti famosi, città da visitare, bestia natura e ricette da imparare. Oh, eccoci qua, a questa nuova puntata di Gomora. Chissà Leo cosa avrà in serbo per noi. Ciao a tutti da Leo. Allora, dovete dirmi cos'è il German in veneziano. Dai canaia, tocca a te. Allora, cos'è il German? Sentiamo il suggerimento di Raise, poi quello di El Fontego. Cari spettatori, oggi parliamo di Francesco Baseggio, meglio conosciuto come Cesco Baseggio, che è stato un attore cinematografico e teatrale. Iniziò molto giovane la carriera, affermandosi in particolare come interprete del teatro dialettale veneto, per il quale scrisse anche alcune commedie. Entrò nel mondo del teatro quasi per caso. Conobbe infatti Gianfranco Giacchetti nel 1913, mentre stava preparando la locandiera del Goldoni, e venne da questi invitato alla rappresentazione. Più per curiosità, il Baseggio provò una parte della commedia e ne restò talmente affascinato che decise di dedicarsi completamente alla recitazione. Con l'avvento della televisione divenne uno degli attori fissi del piccolo schermo assieme a Gilberto Govi. Negli anni 60, grazie alle sue speccate doti di immediata comunicatività e simpatia, si fece apprezzare nelle edizioni televisive di alcune delle più celebri opere goldoniane di carattere e di ambiente. Morì a Catania, dove era stato chiamato come regista di una commedia del Teatro Veneto il 22 gennaio 1971. Oltre ai Goldoni si è misurato anche in opere di Shakespeare, Schiller, Gallina, Ruzzante, Rocca e Renato Simoni. Le sue spoglie giacciono nel cimitero della sua beneamata Venezia, nell'isola di San Michele e a fianco di altri attori ed autori del Teatro Nazionale e Dialettale Veneto. Per oggi è tutto. Bene, dopo il suggerimento di Raise abbiamo il contributo di El Fontego. Un'intervista molto particolare, in quanto abbiamo l'onore di avere ospite con noi Walter Basso, scrittore ed editore veneto. Da dove nasce la passione per la lingua veneta? Beh, la mia passione per la lingua veneta c'è sempre stata, fino da bambino. Perché? Perché già quando andavo a scuola facevo i disegnini con le battute in veneto, quindi la lingua veneta mi è sempre piaciuta, la lingua e la cultura, proprio per... non lo so, è una questione proprio genetica, perché io con la lingua veneta mi sono sempre divertito. L'ho trovata una lingua divertente, una lingua ricca, e ho sempre avuto, fin da bambino, l'ho sempre portata avanti. Adesso da una passione è diventato un lavoro, ecco, questo sì. Però rimane la passione inalterata per questa lingua particolare. Insomma. Che caratteristiche ha la sua casa editrice? Allora, io ho cominciato a scrivere nel 95 e naturalmente, non essendo un editore, cambiavo editore pressoché completamente. A un certo momento, quando Dino Durante, che era il mio editore preferito, è mancato, mi sono trovato nelle condizioni di dover trovarmi un altro editore. E ho detto, perché non creare una casa editrice mia? È nata questa idea delle edizioni Scantabauchi, un nome veneto, quindi, che fa già sorridere, soprattutto per lavorare, dare lavoro a me. Poi in realtà la cosa è piaciuta, ho cominciato a trovare altri autori che si sono collegati con me, e l'edizione Scantabauchi adesso è una piccola realtà, ma ben formata nel Veneto, a cui ricorrono molti autori, soprattutto al primo libro, per iniziare il loro percorso, che non necessariamente deve essere in Veneto, ma può essere in italiano. Dove possiamo trovare informazioni sulla casa editrice? Allora, per trovare informazioni sulla mia casa editrice, la nostra casa editrice Edizioni Scantabauchi, basta andare nel sito www.edizionisscantabauchi.it, oppure dare il profilo di Walter Basso, attenzione perché ce ne sono parecchi, però tra l'altro io sono con Moreno Morello, con cui collaboro di Striscia, quindi mi trovate subito. I libri si trovano in tutte le librerie teoricamente del Veneto, oppure si può telefonare direttamente anche o via email, soprattutto alla nostra casa editrice che li spedisce in tutta Italia e anche all'estero. Bene, per oggi è tutto, la parola va a Leo. Allora, vi avevo chiesto cos'era il German in veneziano.
il Germain è il cugino. Ciao ciao. Bene, per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata. Bye bye. Questa è la storia del signor intento che dura tanto tempo e mai se destriga. Sivo che ti accanta, Augusto che ti adiga.